Un tratto di via Rossetti a doppio senso, quello che dalla fiera sale verso la ex caserma Vittorio Emanuele III, per intenderci. Piazzale De Gasperi, un parco maggiormente alberato e attrezzato, piazza Foraggi rivisitata, con un semaforo in meno e con una rotatoria all'inizio di viale D'Annunzio. Quindi una pista ciclabile in viale Ippodromo. Sono le modifiche alla viabilità che interessano il più grosso progetto di riqualificazione della ex fiera di Trieste, che non può fare a meno di interessare anche le vie e le piazze limitrofe. Verrà eliminato il semaforo all'incrocio Rossetti-Revoltella. Via Rossetti, nel tratto di intervento, sarà a carreggiate separate con spartitraffico centrale, quindi viene ammesso la manovra di salita su via Rossetti con svolta a destra in via Revoltella. E Piazzale De Gasperi viene assoggettato a un sistema di circuitazione con inserimento però di un'ampia area verde che diventa un vero e proprio parco. Un altro aspetto significativo è la completa ristrutturazione di Piazzale dei Foraggi, con riduzione delle fasi semaforiche da 3 a 2 ed inserimento di una rotatoria all'inizio di Viale D'Annunzio. Ecco, in questo modo si, nonostante il traffico aggiuntivo indotto dall'insediamento, si riducono rispetto alla situazione esistente i tempi di attesa, soprattutto per le provenienze dalla Galleria di Montebello. Tra le opere poi è prevista un collegamento ciclabile su Viale dell'Ippodromo lato sud dalla Galleria di Montebello fino al Piazzale De Gasperi.